Ciao. Ciao. E sei sparito? Sì, ieri non volevo disturbarti, avevo da fare, quindi me ne sono andato. Come te la passi? Bene. Sì, insomma, tutto normale, ma appena cambieranno la legge io e Spike ci sposeremo. E te invece ti ho seguita con ammirazione. Premi, gloria. Tutte sciocchezze, dai. Non pensavo di quanto poco contassero, però l'ho capito. Senti, ieri era il nostro ultimo giorno di riprese, perciò sto partendo. E ho pensato di portarti questo. L'avevo nel mio appartamento, penso che ti possa far piacere. Grazie. No, Lo apro subito? no, no, non aprirlo adesso, mi imbarazzerebbe tantissimo. Ok. Vabbè, grazie lo stesso, anche se non so cosa c'è dentro. Sai, mi sono comportata così male ben due volte purtroppo e ho pensato di dartelo. Poi è rimasto lì, stava nel mio appartamento, poi è rimasto in albergo perché non ti avevo più visto. Poi sei arrivato e allora penso che forse, forse, Forse. senti, io sto partendo, però ora lo devo dire perché se no, se non lo dicessi, insomma, io, senti. Io, se tu volessi, io vorrei frequentarti un pochino, o molto forse, e in modo di vedere se ti piace ancora. Ma ieri quell'attore ti ha chiesto di me e tu mi hai liquidato in 448. Ti ho sentita. E che aspetti che io racconti la mia vita alla persona più indiscreta d'Inghilterra, eh? Perdonami. Pronto? Sì, sono io. Ah, ok, grazie. No, per ora non è il momento adatto. Sì, no, lo so, è che non è proprio il momento adatto, richiamerò io. Grazie. Scusami tanto. No, non fa niente. Anche la giuria si ritira sempre a una pausa prima di dare il verdetto. Senti, Anna, io sono un tizio con un discreto equilibrio e poca disinvoltura in amore. Ma posso rifiutare la tua gentile richiesta e smetterla qui? Certo, va bene. E io... Va bene. Se tu La pensi... cosa è che questa situazione sarebbe perfetta, davvero. A parte il tuo brutto carattere. Ma il mio cuore è relativamente inesperto e credo che non si riavrebbe se venisse messo a parte ancora. Cosa che tra l'altro penso che accada. Ci sono così tante foto di te e così tanti film. Tu mi lasceresti e io rimarrei fregato. È un no bello deciso, vero? Io vivo a Nottingham e tu a Beverly Hills. Tutti sanno chi sei. Io invece, mia madre a volte non si ricorda neanche come mi chiamo. D'accordo.
faccenda della fama non è tanto vera, sai. D'altronde, non dimenticare che io sono una ragazza che sta di fronte a un ragazzo e che mi sta solo chiedendo di amarlo. Addio.